Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Deponia. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Io, come sempre, durante questi episodi faccio dei test, cerco di capire da farsi. E dunque, in questo episodio, la prima cosa che dobbiamo fare è ritornare nuovamente dall'indovino a Portafisco. Rufus, per favore, attiva sto radar. Perché perdi tutto sto tempo per entrare sul radar? E che cos'è? Andiamo al Portafisco, andiamo dall'indovino con Galli Innocente, se non sbaglio, è proprio lei. No, devo prima chiedere a Galli Innocente di entrare nell'indovino. Gal, la prego, Ehi, venga con Gal, me. tutto ok? Sì, è fantastico. Ok, è quella innocente. Vieni con me Mamma c'è. nell'indovino. Velocemente, possibilmente. Dai, entriamo nell'indovino. E chiediamo Presuntuoso. roba all'indovino. Eccolo. Allora, Ah, cavolate, stai cavolate, guardando la palla al no. contrario. Adesso possiamo fare roba nell'inventario. Dunque, prendiamo il telecomando e scambiamo la personalità di Gal. Dove mi hai trascinato stavolta? E chi è quel tipo con la pipa? Il veggente. Veggente. Non è un veggente? Percepisco una nuova. E stai per percepire un danno insopportabile. Io non ci Attenzione che sta credo. galla si Scemenze incazza, esoteriche. eh? In realtà si tratta di terapia di coppia. Terapia di che? Andiamo, sarà divertente. Stavo per fargli un'altra domanda. Beh, potremmo andare direttamente al sodo, ma fammo Mi roba, ricorderesti cosa hai divertiamoci. visto nel nostro futuro? Vedo un lungo e tortuoso cammino che si apre dinanzi a voi. Scemenze. Andiamocene, Rufus. Un momento. Non ancora, Gal, non ancora. Come detto che finiremo Come hai insieme detto io e che Gal? finiremo insieme io e Gal? Per finire insieme dovrete accettarvi l'un l'altro. Questo tizio mi sta innervosendo. Posso dargli uno schiaffo? Certo, ma Dopo. non adesso. Esatto, dopo. Dopo glielo puoi dare più di uno, anche più di uno, un pugno, qualsiasi cosa. Cosa hai detto Potresti della nostra ricordarmi salute? cosa hai detto della nostra salute? Oh, sarà meglio che tu non lo sappia. Devo chiedervi di stare lontani. È una questione di vita o di morte? Ne ho abbastanza. Non lo reggo più. No, se n'è andata così. Ah, ok, E ora vedi ancora della sofferenza? Non sarà forse la tua? un momento. No, no, è stato un crampo. Maledetto yoga. La vostra salute sarà invidiabile finché terrete sotto controllo la vostra pressione. Mi sento già meglio. Ok, possiamo continuare dunque. Cosa hai detto della nostra Cosa hai vecchiaia? detto della nostra vecchiaia? Non lo so, la sfera si è oscurata. Non è mai successo prima. Scemenze. Andiamocene, Rufus. Un momento. Non ancora, Gal, non ancora, Gal. Vabbè, noi dovremmo dirgli effettivamente del nostro futuro economico. Ricordami cosa Sì, hai dobbiamo detto del fare nostro questo. futuro economico. Sarete ricchi, di sicuro. Ricchi di esperienza, se sopravviverete. Questo tizio mi sta innervosendo. Posso dargli uno schiaffo? Certo, ma Beh, non si adesso. ripete il tutto. Ma Ricordami cosa dunque, hai detto del vedi nostro questo. futuro economico. Sarete ricchi, ricchi, se... Non lo reggo più. E Ok. ora, dici i maledetti numeri fortunati. Momento. Aspettate, c'è dell'altro. La sfera dice che vedrete i numeri nelle stelle. E la sfera non mente mai. Ti prego, non picchiarmi. Se non è vero, sarai tu a vedere le stelle. Ok,
Andiamo dunque a guardare le stelle, signori. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare dall'indovino. L'abbiamo ucciso, quindi non entriamo più là dentro. Andiamo al polo nord, Rufus, ti prego, clicca su sto radar. Rufus, ti prego, perché non clicchi mai sul radar? Nulla. Destro, sinistro, sinistro, destro, non va. Non va. Dimmi tu, perché non va? Bozo, perché non ti funziona il radar? E che cos'è? Rufus, ti prego, clicca su sto radar. Ok. Che roba tremenda cliccare su radar. Qua ci stanno le stelle. Ricordavo di dover fare qualcosa con le stelle. Mo non ricordo il minigioco. Rufus? Il guru ha detto che il numero premiato era nelle stelle. Cosa avrà voluto dire? 4, 8, 15, 16... Forse si riferiva a questo. Sì, ho capito. Posso rivedere? Numeri vincenti. Il guru aveva ragione. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Ora 4, mi pento 8, di aver graffiato la sua palla di vetro. Oddio. Fatemi disegnare un attimo. Ok, i numeri dovrebbero essere 4, 8, 15, 16, 23, 42. Ok, abbiamo segnato correttamente. Sì, il guru aveva ragione. Dunque, ritornerei nuovamente. Oh, l'ha cliccata immediatamente? Grandissimo, grandissimo. A questo punto credo che sia un problema con il mouse, sapete? Credo di avere un problemino con il mouse che mi sa che mi sta per abbandonare malissimo, perché non è possibile che ci sto 2 ore e mezza per cliccare sul radar. Dunque, andiamo a prendere il biglietto. L'automat. Il primo premio è una completa attrezzatura di materiale siluristico. Il mio sogno che diventa realtà. Ed è proprio quello che ci serve. La lotteria non è questione di fortuna, a meno che non minacci un indovino. Ma vinci in automatico? Ah, non c'era bisogno che mi segnavi i numeri? Ok. Guardi. Lei c'ha un laser, spero funzioni. Ottimo. Grazie. Ottimo. Abbiamo ottenuto tutto, dunque possiamo salire su e andare a mettere il tutto ai nostri amatissimi. Sta funzionando adesso, strano. Amatissimi delfini che stanno ovviamente qua nell'entrata, ma prima c'è dell'altro che dobbiamo fare, o meglio mettere del diesel qua nella tubina. Carichiamo un po' il tutto. Ok. Ecco, di nuovo pieno, che l'azione abbia inizio. Andiamo a premere il pulsante. Piovove! Da dove proviene questo odore distante? Questo, il deodoranti! Ok, hanno utilizzato i deodoranti. Ma visto che ci troviamo qua in zona, signori, utilizzate i siluri. Se disposti a silurare la mia fidanzata, alzino una pinna. Vi andate ad indossare? Grandissimi! Sono magnifici sti delfini, wow! Così mi piace. Ok, e questa è fatta. Dunque, andiamo alla base ribelle. E ci stanno i deodoranti. Che possiamo ovviamente prendere. Sono a forma di albero, quindi ci serviranno. Abbiamo preso tutti gli alberelli. Prendiamo anche la piscina, signori. Tanto qua non serve più. E dunque sti cazzi. Ce ne possiamo andare e possiamo procedere dunque con il nostro piano. Andiamo nel peschereccio. Riclicchiamo nuovamente radar. Andiamo nell'isola. La prima isola che abbiamo visitato, che poi è praticamente quella dove si svolge un po' il tutto. Abbiamo la Gal, quella cazzuta è cattiva attualmente, eh? Ehi, hey, Gal, tutto ok? Mi hanno... Tranquillo. Ok, tutto... e quella cazzuta è cattiva. No, aspetta, un'idea, ce la sviniamo. Guardi, io attualmente cambierei la sua personalità, eh? Così, giusto per... Che figata avere un telecomando del genere. Ok. La chiamano Gal! La chiamano Gal, che a breve morirà malissimo. Piazziamo una piscina qua sopra, che sembra perfetto come luogo per una piscina. Ecco. Ottimo, dopodiché la riempiamo con dell'acqua. Esce solo acqua oleosa, ci mancava solo questa, un'isola in mezzo al mare. Direi che è ottimo un'isola in mezzo al mare.
Mettiamo i deodoranti. L'ombrello, posso ombrello alla fragranza di salice. Un ombrello, mi manca solo la tempesta. Che già c'è. Dunque, Gal, teoricamente dovremmo avere tutto. No, aspetta, anche questo. Non ho bisogno di fortuna per quello. Confido nella mia ampia conoscenza della materia. Davvero? Mettiamo qua. Le mie cose vanno bene così, sporche, come me. Ok, allora questo mi sa che lo dobbiamo tenere noi. Magari lo applichiamo qua. Non ha bisogno di fortuna per quello. Beh, sti cazzi, Gal, tenga. Spero funzioni. Spero vivamente funzioni. Nella piscinetta? Certo. E ora? Tieni l'ombrello. Ora prendi questo ombrello. D'accordo. Funziona? Ok, sembra che funzioni. Non so se ti devo dare anche questo. Prendi, ne avrai bisogno. Ah, ok, devo darla a lei direttamente. Abbiamo vinto! Sembrava impossibile. Talmente sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta. Che fulmine. Faccio fatica a crederci. Non credo sia il caso di cambiare la personalità di Gal. Dunque, saliamo su. Mi fa da parafulmini, vero? Perché non ha funzionato? Magari devo usare il trasmettitore qua nella torre di comunicazione per arrampicarmi? Così funziona? Ah, ok, ditelo prima. Che cos'è? Vabbè, Gal, grazie per averci fatto da parafulmini. Cosa ha funzionato? Metto in gioco la mia vita e tu non fai neanche attenzione. Mi spiace. Credo di aver sbattuto le palpebre. L'abbiamo anche folgorata. La ritrasformiamo. Giusto per morire. Finalmente. Ehi, a posto? Gal, tutto ok? Mi annoio. Che ci facciamo qui? Tranquilla, fa tutto parte del piano. Ok, dunque abbiamo praticamente finito. Pensavo peggio, onestamente. Aspetta, dove si torna indietro? Torniamo indietro, andiamo nel peschereccio. Ci diranno qualcosa o c'è sta qualcosa nei radar? Delfini siluranti pronti, obiettivo individuato. Chi è quel tipo a mare? È un minigioco che devo fare qualcosa io? Ok. Che lo spettacolo abbia inizio. Devo solo dirigere un delfino verso la casella del sommergibile e... E boom? E dunque andate avanti? Vai avanti? Vai avanti. Gira di qua. Vai avanti, vai avanti. Ah, ma si sposta anche quello? Ah, gira. Tu gira. Tu vai avanti. Tu vai avanti. Tu gira. Tu vai avanti. Vai avanti. Vai avanti. Gira. Dovevi girare al contrario, stupido. Avanti. Gira. Avanti. Maledizione. No, ho sbagliato di nuovo. E che cos'è? Vabbè, sali su. Ci ha fregato malissimo. Se giri di qua vai su. Ok, quindi gira di qua anche. Quello è andato giù. Oddio, che odio. Tu sali. No, questi si stanno per scontrare malissimo. Si stanno per scontrare malissimo. Giri di qua, ti giri. Ok, si gira di qua. Maledizione. Vai così, girati ancora. Perché sbaglio sempre? Così ti giri verso l'alto? No, verso il... Oddio, che confusione. Sbaglio in continuazione. Gira, gira come vuoi, gira anche tu come vuoi. Tu vai di qua. Dobbiamo bloccarla in qualche modo. Non è difficile, devo semplicemente girarmi. Che cos'è? Dritto per dritto, signori. Sta nell'angolino. Non possiamo sbagliarci adesso, ok? Gira. Hai girato sempre dal lato sbagliato, comunque, te lo dico. Quindi rigira così. Ok. Vai su. Vai su. Gira di qua. Ok.
Vai avanti. Gira di qua. Vai avanti. Gira di qua. Vai avanti. Va benissimo così. Vai avanti, l'abbiamo bloccata, signori. Abbiamo vinto. Gira di qua. Vai avanti. Gira da questa parte. Vai. No, non andare da nessuna parte. Girati. Vai di qua. Ok. Tu ti giri. Tu ti giri. Tu ti giri. Ma mi scusi! Ma pensavo di averlo bloccato! Ma che cos'è? Ma dimmi tu! Ma io pensavo davvero di averlo bloccato! E invece ci ha fregato malissimo! Dimmi tu! E che cos'è? Ok, spero di averlo bloccato stavolta. Spero di averlo bloccato. Quindi per il momento fammo così. Gira di qua. Oddio, così io ho lasciato via libera però. Non del tutto. Non del tutto. Ancora qualcosina si può fare. Vai di qua, tu sali. Tu sali. Gira di qua. Tu sali qua, tu vai su, tu gira così, vai su, gira di qua, girati verso il basso, tu girati da questa parte, girati così, tu rigirati così, tu vai avanti. L'abbiamo bloccato, abbiamo palesemente vinto. Direi di sì. Ci siamo, no? Ok. Aiuto! Ma sta giocando con i soldatini, mi scusi. Ok, andata. È stata un'impresa. Cosa? Oh no, maledizione. Cattivissimi sti delfini. Eppure contentissimi. Credi che questa allucinante manovra difensiva influirà sul mio rapporto con Gal? Nel mondo reale, sì. Nella realtà parallela abitata da Rufus, probabilmente no. Ok. Dunque, Bozo, lei ha qualcosa da dirci? Di nuovo insieme, proprio come ai vecchi tempi. Ci conosciamo solo da qualche giorno. Ho già imparato una preziosa lezione. Tu non mi ascolti mai. Buon vecchio Bozo. Che ricordi? Esatto, che ricordi. Tutto bene, come faccio ad entrare? In che senso? Hai trovato il boccaporto? Sì, direi. Ma ci riproverò. Non si sa mai. In che senso? Io non mi tuffo in quella roba senza l'attrezzatura adatta. Ah, per entrare dentro al sottomarino? Forte. So in che condizioni è. Sono anni che non la uso. Ora piantala di piagnucolare e dimmi dov'è. Mi è venuta un'idea. Oddio. Aspetta che mi metta al riparo. Sì, però se stai là non sei a riparo. Nella cassa magari? Sì, muta da sub. Ottimo. Qua c'è una lampada. Una maledetta candela. Sì, con questa attrezzatura all'avanguardia devo arrangiarmi. Vabbè, prendiamo la candela. Nel rubinetto c'è roba? Se cerchi di fare. Vuoi pulire la coperta? Non ci penso proprio. Fare il bucato? Giammai. Lavarti le mani. Adesso basta. Che cos'è?
Magari lavare la muta? Sarebbe un palloncino d'acqua pazzesco, ma anche no. Ok, ci abbiamo provato. All'interno c'è roba per caso che possa tornarmi utile, c'è una pentola. Restano solo residui. Come dici? Tranquillo, ho mangiato stufati peggiori. In che senso? La candela con la pentola? Calda, calda. Forse è abbastanza ad accendere la candela. Come? O scioglierla. Più che altro scioglierla. Quindi abbiamo una candela più grossa? Pentola con cera. Non credo mi serva. Ok. Doc? Come andiamo? È tutto pronto. Non appena avremo il terzo chip, potrò cominciare l'operazione. Forte! Gal? Tutto ok? Dimmi, posso darti una mano? Mi annoio. Tranquilla, è tutto sotto controllo. Dobbiamo solo aprire la botola e poi Doc potrà sistemarti. Mi sa che sottovaluti il mio lato raffinato. Qua c'è sta dell'altra parte radar? Sembra di no. Rufus, tu puoi indossarla questa? Gabbiani. Ok, non puoi indossarla. Usciamo fuori. Oddio, c'è qualcosa per caso nella spazzatura? Non si sa mai controlla. No, non c'è sta niente nella spazzatura. Quindi usciamo fuori. C'è roba qua, non c'è roba qua. Però qua c'è un amo. Amo dove possiamo mettere forse la pentola? Credo mi serva. Dove possiamo forse mettere la muta da sub? Che occhio che ho. Leva. Una canna da pesca per gente che ha fretta. Quasi. Una grua di immersione. Eccolo qui il furbo. E quindi come la fa? Scusi, la puoi attivare? Ciao Rufus, come va? Mi è venuta un'idea. Aspetta. No? Il campanello? Divertiamoci un po'. Così a random. Sì. Aia! Ciao. Devo farlo ancora. Sì, lo facciamo ancora, però. Oddio. Devo farlo ancora nel senso che lo rifacciamo con lei? Non vorrei che dovrei farlo con l'altra gal. Vabbè, riproviamo un paio di volte. Magari ve lo schippo se è sempre la stessa roba. Che? Rufus? Rufus! Ok. Idiota, lo butterò a mare. È sempre più divertente. Riproviamo? Forza, consentimento. Cosa? Perché non scolleghi il campanello? Preferisco scollegare la testa di quell'idiota. Aia. E se riprovo di nuovo? Peccato, l'hanno disattivato. No, l'hanno disattivato. E dunque, aspetta, la cera. Coperta, cera, posso fare qualcosa con la faccia? No? Un'idea brillante. Riesco già a immaginare il busto all'entrata del porto. Ok. Abbiamo il calco della faccia di... Che posso mettere qua dentro? Certo, idea geniale. Che diavolo è? La mia controfigura. Mi chiamo Brutus e sono uno stuntman. Spero non abbia paura dei delfini. Paura? Non so nemmeno cosa voglia dire. Aspetta, hai detto delfini? Zitto, Brutus. Così non posso immergerlo. È troppo leggero. Sì, ho fatto un po' di dieta. Non come qualcun altro. È troppo leggero? Rubinetto, lo riempiamo. Non ci penso. Adesso... Ho capito, ma scusi. Magari troppo. Insomma, non amo. Le leggi della logica non si applicano sott'acqua. No, non è vero. Piantala di guastarmi la festa e fammi scendere, ok? D'accordo, la pelle è tua. Ci proviamo. Scendiamo noi. Era più figo con la controfigura. Però. Proviamo. Dobbiamo fare qualcosa qua sotto, probabilmente, no? Cioè, se siamo scesi fin qua. Ci sarà qualcosa tipo un pulsante. Non ho capito. Rufus, mi creda, non ho capito. Non funziona il pulsante. Qua c'è una pompa. Qua c'è un'altra pompa. Ci stanno i delfini, cazzo di cattivi. Pulsante adesso?
No. Nell'inventario abbiamo roba? Non posso aprire l'inventario, ci sta. E posso tornare su, anche perché qua sotto non credo ci sia altro. Sembra non ci sia altro, torniamo su. Cominciamo sinuosamente, eh? Allora, abbiamo una pompa che magari possiamo collegare. Ottimo. Pompa lunga nel rubinetto. E io lì non c'è. Sì, ho capito, volevo prendere la pompa e metterla nella muta. Ok? Possiamo aprire il rubinetto? Bene, ho un piano. Sei sicuro, dicono. Fidati di me. I delfini hanno bisogno di canalizzare la propria ira. Ed io ho l'uomo ideale per quello. Brutus. Ok. Brutus, gli vado a mettere la testa. Forza, possiamo Brutus. Andare. La leva? Posso attivare questo? Devo fare roba qua. Quello scenderà in automatico dopo. Santa ferraglia, non c'è verso. Troverò un altro modo. Devo andare qua nella muta da sub e cliccare su questo per farla scendere. Ora non ci entro più. Uno spaventa gabbiani. E io che credevo fu... Non ti pago per... Non mi paghi. Non mi paghi, ma punto, guarda, Bozzo? Come attiviamo quella leva, Bozzo? Mi scusi. E che cos'è? La cassa, campanello, la leva, capito? La ma... canna da pesca per... Guarda. Sì, ho capito, ma... Bozzo, utilizzala. Fu, come va? Devo togliere il tubo? La botola non si apre, credo non piace il delfino. Aiutami, eh. Mi aiuti a calare la mia controfigura? Certo. Grazie mille. E che cos'è? 2 ore e mezza, mi scusi, non ha capito che doveva fare. Credi questo? Che abboccheranno? Lo sapremo presto. In realtà quelle bestie ti odiano. Chissà perché. Forse perché hai trasformato i loro cuccioli in cibo per gatti. Io? Ma che dici? È stata... Ma erano contenti di... l'ultima volta. Santa ferraglia! Rufus, credo ti confondano con la madre di Janosch. Ok. Dunque, non abbiamo più nulla. Però sei posso, pronto? Penso, rientrare dentro, no? Se andiamo giù è cambiato qualcosa? Tipo, la botola qua adesso è aperta? Ma sta entrando acqua. E c'è una medusa. Che diavolo sta succedendo? L'acqua a ispirare e Bozzo a guidare, siluri già pronti alla detonazione. Il bersaglio è ignaro, i delfini allertati, spariamo per dargli una bella lezione. La persecuzione finalmente finita, con un colpo preciso e sorpreso il rival. Si avvicina il finale, con un climax cruciale, ma niente paura, non finisce mal. Sofia non finisce mal. Beh, non dovrebbe mancare molto al finale di quest'altro episodio, di quest'altro pezzo di trilogia. Rufus, dove ti eri cacciato? Ho dovuto occuparmi di alcune questioni sott'acqua. Che tempismo! Mentre tu eri sott'acqua, Donna Gal ha lanciato un attacco a sorpresa. Siamo stati catturati, Rufus! E non finisce qui. Un momento! Tutto questo è successo senza il protagonista dell'avventura. Esigo vedere il montaggio del regista. Rufus, che cos'è? Hanno preso Gal, oltre al telecomando e ai chip. Cavolate, li ho proprio qui. Oh cacchio, ci sarà un buco nel mio giubbotto? Ascoltami, Rufus. Ma effettivamente c'eravamo lì dietro. Si è portato via le due Gal. Intende andare a Porta Fisco con la nave di Argus. Anche Argus è qui. Beh, in realtà si trovano vicino alla torre di detonazione. Santa ferraglia! L'attacco ribelle è cominciato!
Sono matti! E come? Senza di me sono persi! Beh, probabilmente questo video uscirà un tantino più lungo, però non ho la più pallida idea di quanto possa durare ancora. E non mi va di concludere la serie, di iniziare, cioè concludere la trilogia, la seconda parte della trilogia e iniziare la terza parte. Dunque fa molto in questo episodio. Sarà un tantino più lungo, ma sti cazzi. Grandioso! Il contesto ideale per una geniale mossa di Rufus. Beh, facciamoci dare qualche altro info, no? Vedo che i ribelli abbiano iniziato l'offensiva. Sì, vedo la torre che si muove ed anche un esercito di lucciole addestrate. Dov'è che si muove la torre? Rufus, forse dovresti riposare un po'. Direi. Doc, mi sento Jim intero, dillo fantasticamente. Cosa ha detto? Sai a cosa servono quelle cabine? Tecnologia Organon, non c'è dubbio. Sembrano dei teletrasportatori. Andranno alla torre di controllo? Spero tu non stia pensando di usarli. Sarebbe una follia. A meno che tu non voglia unire i tuoi geni al DNA delle bestie che hanno fatto il nido nelle cabine. Che fico! Stammi bene a sentire, giovanotto. Usare quei teletrasportatori sarebbe la cosa più stupida che tu abbia mai fatto. Esatto, non se l'aspetta nessuno. Eccetto quelli che ti conoscono. Ok. Dov'è Bozo? Dov'è Bozo? Nella cabina, a cercare di riavviare il generatore. Temo che rimarremo qui per qualche ora. Non abbiamo tempo. Potresti dargli una mano sostenendo la lampada. Fammi pensare. L'eroico Rufus brandì la lanterna. No, non funziona. Esatto. Un altro modo. Esatto, non funziona. Ho un'idea. Ti direi di non fare nulla di rischioso. Ma visto che non mi ascolti mai, ne approfitterò per farti una confessione. Ti odio dal più profondo del cuore. Grazie, Doc. Buona fortuna anche a te. Ok, buona fortuna Doc, buona fortuna un po' a tutti, entriamo nella cabina. Dove arriviamo? E soprattutto cosa siamo? Siamo una mosca Rufus, ok. Janosch, salve. Ribelli, salve. Vabbè, andiamo in questa. Diventiamo una rana o veniamo a mangiare la rana? Ah, irreversibile, vero? Cioè. Mi fa sopra il verso. Ok, mo siamo una ranocchia. Che posso fare? Posso uscire e basta? Però posso mangiarmi. Fuori, fuori, bestiaccia! Dov'è il cerchio di fuoco quando serve? Scusi, se io entro nella cabina, non posso uscire da quest'altra cabina? No, mi fa tornare indietro. Se rientro in questa però sono umano. No? Cioè dovrebbe andare bene. Stavo impazzendo, forse per nulla. Così più o meno va. E posso salire su e parlare con gente. Novità al fronte. Anche con loro. Rufus, finalmente! Prendi un'arma e unisciti a noi o non avremo scampo. Sono più numerosi di noi. No, ti metterei in ridicolo. Ma coraggio, è facile. Beh, in realtà è difficilissimo, ma lo dico per incoraggiarti. Ok. Ecco senza loro. Il loro capo non sono niente, anche se la loro uniforme è forte. Va bene, saliamo su. Salve. Senza il loro capo, anche se... Sì, dunque non funziona niente. Beh, andiamo qua, allora torniamo indietro. Diventiamo... Non diventiamo niente. Dov'è finita la rana? È sparita la rana. Dunque, riproviamo questo. Ok. Devo andare su, credo. No? Provo a uscire da qua. Se provo quello da ornitorinco... Non credo di poter fare molto, sono ornitorinco. Oh, però qua possiamo salire. Aspetta, possiamo salire in un modo o nell'altro. Maledizione. C'eravamo quasi allora praticamente, perché io devo andare su quella cabina. Devo svuotare quella.
Qua non posso fare nulla, perché veniamo mangiati probabilmente. Ok, vai qua. Così abbiamo svuotato la prima e la seconda. Se io vado qua però divento una rana, giusto? No. Non divento una rana, là ci sta l'ornitoringo. Scendo giù, uso questa. E se utilizzo questa, dove mi porta? Aspetta un attimo. Ok, siamo finiti qua. Quindi adesso vado qua. E riutilizzando nuovamente quella là sopra, c'è sta l'ornitorinco. Maledizione! Maledizione, c'è sta l'ornitorinco. Però posso andare in quella con la rana? Quella con la rana è questa qua sopra attualmente, giusto? Succede roba? Non succede roba. Prendiamo questo e ci troviamo qua. Attualmente io qua non posso fare nulla. Ok, che odio. Ok, siamo nuovamente al punto di partenza. Rientriamo qua. Sono quasi sicuro di dover eliminare quella mosca, così da avere via libera. Proviamo a salire su, proviamo ad entrare in questa. Dovremmo diventare la rana, no? Non siamo una rana. Edizione. Dove è finita la rana? Mi sono perso la rana? Senza il loro capo, anche se la loro uniforme ha resistito alla fusione con un atteggiamento fantastico. Ti è piaciuta la fusione? Rufus, la fusione non... Ma mi scusi? Non io sono te! Oh, a male! Quanto sono stupide le rane! Le rane Rufus! Dunque abbiamo il potere di mangiarci... Oh, aspetta! Cambiato qualcosa! Vedi? Forse riesco! Ottimo! Ottimo! Dunque, ci siamo tolti la mosca da mezzo ai piedi. Posso scendere giù. Andare qua. Prendere la mosca. Cioè, prendere la cabina questa. Però aspetta, come faccio ad andare adesso nella cabina dell'ornitorinco? Oddio, c'è qualquadra che non cosa. Funziona così? Sì, ok. È andata. E adesso possiamo salire su. Era ora. Stavo per andar via senza di te. Se non avessi interrotto la metà degli accessi alla torre, sarei arrivato prima. A proposito, ma che cosa succede lì fuori? Quella stupida rivolta popolare non ti riguarda. Tuttavia mi sembra strano che si ribellino proprio ora. Tu non ne sai niente? È Rufus, cerca di fermarmi. Che tipo insistente. Vorrei dire idiota. Credo che lo sottovaluti. Esatto, dolcezza. Fagli vedere chi sei. È stupido solo la metà di quanto sembra. Ce l'ho nel sacco. Ma come? Ma non sa mai quando darsi per vinto. Ora basta chiacchiere. Siete pronti? Un attimo. Ho lasciato la valigia lì dentro. Vai in fretta. La valigia dove esattamente che la recuperiamo noi? Scende qua sotto? Non scende qua sotto. Sala di riunione. Salve Gall. So di piacerle. Lo so. Eh beh, direi proprio di sì, incrociatore. Partirà da un momento all'altro, non ci resta molto tempo. Ok, dunque entriamo qua dentro. Cletus, dove sei? È là sopra. Gioco con la bomba, la 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 la. Sta manovrando i comandi della bomba. Manovrando i comandi, la la. No, non può essere quello che sembra. È quello che sembra, la la. Questo comanda la bomba. Comanda.
quello comanda la bomba. Che cos'è? Maledetto idiota. Devo fermarlo prima che attivi il conto alla rovescia. Ok. Dunque, Donna Gal, salve. Posso darle qualche chip? Te le comando. Fanno così. Né immagini né audio. Ok, va bene. Dunque? Gal, donna, c'è qualcuno? Sembra che non ci sia nessuno. Logico, non c'è nessun chip. Nella borsa? Il telecomando di donna e i due chip. Ne inserirò uno. Ok. Temo che il telecomando di Gal non ci sia. Dovrà averlo lei. Vabbè, però... telecomando con chip? Non so se cambia qualcosa. Sì, credo che abbia cambiato qualcosa. Beh, abbiamo cambiato chip. E dunque? Né immagini né audio. Va bene, ok. Rufus, cosa ci fai qui? Sì, lo so, ti sono mancato. Ma non c'è tempo adesso. Che stai dicendo? Cletus è nella sala di comando. Quando dovrebbe essere qui a fartela pagare? Dov'è il mio lato spavaldo quando ne ho bisogno? Disattivato. Dal tuo amato fidanzato, che in questo momento è... Si accinge a portarmi a Elysium. So che non sei d'accordo. La tua strada porta solo alla rovina. Magari questo sedurrebbe il mio lato spavaldo, ma io non posso accompagnarti. Stammi a sentire, Gal. Come tu stai a sentire me, Rufus, vado via con Cletus. E ringrazia che non ho avvisato l'organon della tua presenza. Hai 3 secondi per andartene. Sono il mio regalo d'addio. Ma... uno. Io. Due. Cletus si sta approfittando di te e quando vedrai il mio cadavere fumante, ti pentirai di alcune delle cose che mi hai appena detto e inoltre sentirai un sacco la mia mancanza. Sì, e ora? E ora, Cletus? Porta. Delicatamente. Chiuso! Santa Ferraglia, ora come faccio a colpirlo valorosamente alle spalle? Certo. Lo colpiamo Senti, ma possiamo mettere un chip su donna? Che cos'è? Ok. Comincio ad essere stufa di questo stupido chip. Stai bene? Più o meno. Mi faresti un riassunto? Ci troviamo nella torre di controllo di Argus. Credo che Cletus stia cercando di attivare il conto alla rovescia. Quanta idiota! Dov'è Donna Gal? Sei tu. Il tuo corpo è rimasto con il tuo lato raffinato là fuori. E continuo a pensare che Cletus sia una brava persona. Perché non parli con lei? Magari a te darà retta. È quello che farò. Meno male che so come trattare una donna testarda. L'ho imparato da te. Ok. È evidente che ha avuto un brillante maestro. Se ha almeno la metà del mio carisma, magari... Come procede? Mi conviene seguirla. Ok. Non ti Dunque? Rendi conto che dici solo stupidaggini? Ti spacco la faccia! Niente violenza, signorina. Odio quando lo fai. Cosa che succede spesso quando rimani a corto di argomenti. Ma quanto sei... Di addio alla tua chioma! Ragazze! Ci sono migliaia di modi pacifici per risolvere un conflitto. Le lotte nel fango, ad esempio. Rufus! Certo! Come ho fatto a non rendermi conto che c'eri tu dietro tutto questo? La tua strada porta solo alla rovina. Magari questo sedurrebbe il mio lato spavaldo, ma io non posso accompagnarti. Tranquillo, Rufus. Non ho bisogno di aiuto. Occupati di Cletus. Ah, sì. Quasi me ne dimenticavo. Dove eravamo rimasti? Alle tue squallide minacce. Cosa? Ti faccio vedere io. Ok. Sarà meglio che le lasci risolvere questa storia da sole. Come fa uno a parlare così Dov'è tanto Cletus? Tempo con se stesso? È un po' inquietante. Comunque... Andiamo al sodo. Devo fermare Cletus prima che... Cletus? Dove si è cacciato? Già, dov'è Cletus? Quadro comandi? È ora di riparare il torto di quell'imbecille. Ehi, cos'è quello? Un conto alla rovescia? No, fermo. Che sta a fare Rufus? Uff, per un pelo, ma... Se quello era il conto alla rovescia, cosa ci faceva Cletus qui? Non mi piace neanche un po'. Neanche a me. Ehi!
Cletus, che cavolo ci fai qui? Apri, vigliacco! Perché dovrei? Per farti mandare a monte i miei piani per l'ennesima volta? Sembra che l'abbia già fatto. Non ti ho permesso di detonare la bomba. Ah, certo, tu, come sempre. Sono stato io a non volerla detonare, idiota. Ma se ti ho visto manovrare quei... Cercavo di sabotare l'esplosione, deficiente. Ho bloccato le viti della sospensione. L'organo non farebbe mai scoppiare la bomba in quel modo. Causerebbe un danno infimo al pianeta e distruggerebbe la torre di controllo. Dovresti ringraziarmi. Ti ho appena salvato la vita. A te e al resto di Deponia. Non farmi ridere. Degli abitanti di Deponia non ti importa un fico secco. Tanto quanto importano a te, ma almeno io lo riconosco. È solo Gal che mi interessa. E per qualche strano motivo si ostina a voler salvare Deponia. E quindi l'ha fatto per Gal? Sicuro saltare tutto in aria. E io ne sarò felice, ma allora non sarà più un mio problema. Ammettilo, Rufus. Tu non avresti fatto nient'altro per la tua gente. Cosa ti fa pensare di essere migliore di me? Coraggio, prova a fermarmi. Ok, come faccio a fermarlo? Mi fermerà adesso, Rufus. Fai pure, magari la prossima volta sarà aperta. Maledizione, oh, che peccato. Hai intuito il mio piano. Ok. Attivo. Prova a fermarmi. Va bene. Tiriamo la bomba. Ehi, idiota. Che diavolo stai facendo? Attivo il conto alla rovescia. Stavolta sembra più corto. Hai perso il senno? Spegnilo subito. Certo. È questo il pulsante? Ops. Quanto sono imbranato. Magari ci fosse qualcuno qui che sa quello che fa. Che peccato che tu debba andare via. Maledetto topo di fogna. Ok. Cosa hai Prego. Fatto? Vediamo. Magari con questi ti conviene pregare perché funzioni. Oh, certo. Maledetto idiota. Maledetto idiota. Beh, io me do, eh. Che diavolo stai facendo? Lotta all'ultimo sangue, signori. Anche dall'altra parte. Che cos'è? No! E dunque dobbiamo fare roba. Sì, il telecomando. Ok, sto guardando la cazzi. Cambia qualcosa? Colpisci Cletus. Vai sul telecomando. Meglio di no. Ah, ok. La galla innocente è incapace di lottare. Sì, ma non ho capito che sta succedendo. Mi puzza l'alito. Ok, ma che stiamo a fare, scusate? Oh, finalmente. Dai, Rufus, colpiscilo così. Su. Su via, Rufus. Massacralo malissimo. Dai, un altro pugnetto, Rufus. Dai, che stiamo vincendo male. Credo, non lo so se la cosa sta funzionando in qualche modo. Funziona? Scusi? Ho capito. Dunque... basta! E carico, quanti pugni dobbiamo dare? Gal, svegliati! Vabbè, io do un pugnetto a lui e parlo con Gal. So che mi ami! Dai, rigiralo! Pugnetto! E parla con Gal! Gira! È meglio di no! La gallina... Ok, riproviamo allora con lei. Gal, svegliati. No, non va. Quindi proviamo con l'altra Gal. Gal Spavalda. Che c'è? Ok, proviamo a parlare con Gal Spavalda. L'altro tuo io ho il suo telecomando. E quindi? Prendi il telecomando. Ehi, no. Preso. E adesso? E adesso clicca il telecomando. Prendi il pulsante. Usa il telecomando. No.
Watchi Florin e Scauflor? Un tagliocchi! Che sta succedendo? ok. Dai, questo. Preso. Grave errore. Quale errore? Che succede? Devo ammetterlo. La tua persistenza è quasi ammirevole. Dovrei ucciderti adesso, ma cominci a farmi pena. Anche se però sarebbe splendido mettere fine alla tua insulsa esistenza. Un semplice calcio e... ciao ciao! Posso fare qualcosa? Qualcosa che mi appartiene. Dunque? Lei è donna attualmente. Ma io ho il telecomando. Ma sta laggando cosa? Telecomando. Questo. Con questo. Intendo perderlo. Sarà il mio Ok, allora. Intendo sarà il mio. Posso fare così? Te lo ripeto per l'ultima volta. Dammi quel dannato telecomando. Cambia qualcosa? Certo. Ti servono i codici d'ascensione, vero? Ma certo, imbecille. Questo non ha nulla a che vedere con Gal, vero? Non farmi perdere altro tempo. Dammi i telecomandi o salteremo tutti in aria. La bomba sta per scoppiare. Ops. No! Idiota! Ok. Gal, è stata una figata pazzesca. Sì, lo è stata. Non volevo crederci, ma avevi ragione. Perché mai avrà fatto una cosa del genere? Che importa adesso? Dai, aiutami! Sì. Un po' dove l'altro è tutta colpa di Rufus. Dobbiamo dargli una mano? Devo scusarmi. Credevo ma si scusi anche dopo, mi scusi, sono appeso! E non di lui. Come ha potuto attivare la bomba alle mie spalle? Non voglio condividere la mia vita con un bugiardo. E Cletus ha mentito, vero? Che cosa c'è? Hai qualcosa da dirmi? C'è una cosa che... Che cosa? Devo saperlo. Posso fidarmi di te solo se mi racconti ogni cosa. E voglio fidarmi di te. Ecco, vedi. Ecco, vedi. Vuota il sacco. Vediamo come te lo dico. Come te lo dico. Coraggio, non abbiamo... La storia si ripete, again. Che cosa c'è? Hai qualcosa da dirmi? Cletus dice la verità. Dice la verità. Cosa? Non è stato lui ad attivare il conto alla rovescia, ma io. Tu? Perciò Cletus non mi ha tradito? E io l'ho steso senza alcun motivo? Potremmo dire di sì, ma ora sono sincero, cosa che dimostra che il buono sono io, no? No, dimostra solo che il miglior Rufus possibile è peggiore di Cletus. Gal, non lasciarmi così! Ti ho detto la verità! Gal! Rufus, ancora una volta sei riuscito a rovinare tutto all'ultimo momento. Tu non sai vincere e almeno sai bluffare, vero? E pensare che avevi giocato molto bene finora. Ma proprio alla fine, le due regine a me. Stiamo giocando a poker? Hai perso di nuovo, Rufus. Vuoi forse qualche asso nella manica? I ribelli arriveranno da un momento all'altro. I ribelli arriveranno da un momento all'altro. Poi tutto. Probabilmente, signori, a sto punto il video ve l'ho diviso in due perché davvero sta durando forse fin troppo. Pensavo fosse un attimino più corto il finale. Ehi, ok, cambiamo argomento. Quindi, se non vedete i saluti iniziali e finali, abbiate pazienza. Gal non lo permetterà. Diglielo, Gal. Mi spiace, Rufus. Anche a me. So che ti è stato difficile, essere sincero. Essere cosa? Ora so chi sei. Un ragazzo coraggioso. Ma questo non basta. Sfortunatamente, mi hai deluso troppe volte. Hai sentito, le dame? Il gioco finisce qui.
Credi che questo sia un gioco? Stiamo parlando di un pianeta pieno di gente innocente. Piantala, Rufus. Questo non ha niente a che fare con Deponia. Tu puntavi solo alla ragazza. Perciò, qual è la differenza tra te e me? Che io non sono un idiota arrogante? Esatto, perché tu sei un perdente. Non vincerai mai, perché non hai quello che serve. Non finisce qui. Aspetti il terzo atto? L'eroe corre verso la pista, rompe un oblò della nave e... Ah, un momento. Tu non sei un eroe, ma un pagliaccio tragicomico. E questa non è una commedia romantica, ma uno di quegli orrori indipendenti a basso budget. Non ci sono risposte alla fine. Non c'è un lieto fine, ma solo uno sguardo sul tuo orribile riflesso. E un ridicolo sottotitolo. Beh, ho ancora l'altro telecomando. Ti manca ancora una regina nel tuo Full Gal. Tienila pure, questa partita è finita. Mi basta quello che ho. Due splendide e incredibili donne. Puoi tenerti il chip con i traumi infantili di Gal. Con il suo lato volgare, testardo e il suo atteggiamento di sfida. Come Rufus. Esatto. Completamente inutile. Sai che stai parlando di me, vero? Almeno sono sincero. E a te piace, non è vero? Sì, certo. Ma è una parte di te, Gal. Senza di lei non potrai mai sentirti completa. Non ce ne importa un tubo. Ho come le Gal migliori e i codici d'ascensione. Ora dovrei accelerare il conto alla rovescia. Grazie, Rufus. Almeno sarà solo la torre a scoppiare. E visto che sono un gentiluomo, ti lascerò il tempo di fuggire prima dell'esplosione. Addio, Rufus. No, non puoi farlo! Cletus, non puoi separarle per sempre! Aspetta! Io... Oh. Questa storia comincia a stancarmi! È davvero... Oh, grandioso! Siamo scivolati malissimo! Hanno smesso di sparare! Eva Ova, credi che abbiamo... vinto? Non lo so... Wufus! Wuppe! È Wufus! Urrà! Tony è contentissima! Oh, Janos... Allora siete vivi! Cosa credevi? Dobbiamo tagliare la corda. La torre sta per esplodere. Vadune volet Wuppe rapidamente. Non dimenticatevi di me. Gal! Oh, che allegria! Ma... Tu non eri con Cletus. La sua offerta era di certo allettante, ma non volevo rinunciare ad una parte di me. E Cletus? L'ho rinchiuso. La Gal Spavalda avrebbe trovato una soluzione più... drammatica. Ad ogni modo, è probabile che l'esplosione imminente abbia spinto Cletus a decidere che una Gal è sufficiente. A proposito, non c'è tempo da perdere. Ma... è la Gal innocente? Non puoi lasciarla. Ecco, ho trovato qualcosa mentre venivo qui. Ok, il telecomando di donna. Sono sicuro che cambierai idea, ne sono certo. È tutto pronto, signore. La torre è stata evacuata. Dobbiamo andarcene. Arrivo. Forza, andiamo. E mi sa che il cambio è stato effettuato. E comunque lo sapevo che saresti tornata. Ne dubito fortemente. E invece sì. E se me ne andassi di nuovo? No, non lo farai. L'eroe strampalato ha infine sventato i piani di Argus una volta in più. Ti vedo assai stanchi per la confusione, ma ora è finita, tiratevi su. Non mi ringraziate, non serve, lo giuro! Ma date al buon Rufus un bacio d'addio. Deponia vi lascia, ma per ritornar. E voi di sicuro saprete aspettar. Beh, in realtà abbiamo la tecnologia, quindi non dobbiamo neanche aspettare tanto, poiché non vedo l'ora di iniziare l'ultima fase della nostra avventura.
voi mi raccomando, signori, like e condivisioni a palla, proprio come se non ci fosse un domani, come se stesse per scoppiarvi una bomba accanto, quindi non è la fine. Ciao Rufus. Oh, salve, no, Tony. Non di nuovo. Sì, anch'io sono felice di vederti. Mi devi aiutare a riparare il pressarifiuti per l'ufficio mobile di Doc. Certo, l'ufficio mobile, come no. Senti, non prendermi in giro, Tony. So perfettamente cosa sta succedendo. Questo non è un pressarifiuti. E non è nemmeno un tutorial. È un maledetto incubo ricorrente. E la tua presenza qui ne è la prova definitiva. Pensi davvero che io mi stia divertendo? Voglio dire, chi ha bisogno... Dalla faccia non si direbbe, però dopo secondo me ti divertirai. Sì, è quello che dico io. Facciamola finita, ok? Non dovrei neppure essere qui, ma a Porta Fisco lottando a fianco della resistenza contro l'Organon. E invece mi tocca spiegare come si usa un mouse a quell'idiota del mio ex ragazzo. Scusami, ma davvero credi che abbia bisogno delle tue spiegazioni? Chi di noi due si è già dovuto sorbire questa tiritera per ben due volte? Ehi, conosco questo tutorial da cima a fondo. Per cominciare, devo parlare con te. Oh, grandioso. Si comincia dalla parte peggiore. Già, e per farlo devo usare... Il mouse, magari? Lo so perfettamente. Da quando in qua ho bisogno del tuo aiuto. E allora cosa aspetti? Punta il cursore su di me e clicca con il tasto sinistro non appena vedrai l'icona di dialogo. Ehi, non suggerire! Che cos'è? Perché suggerisce in un tutorial? Su via un tutorial che già abbiamo visto due volte e che vedremo per la terza volta, ma nel prossimo episodio. Per il momento, signori, io direi che possa anche essere tutto. Vi invito dunque ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social, che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!